E bella a tutti ragazzi e ben ritrovati su Delft Game. Qui è Darth David che vi parla e noi oggi siamo con la terza puntata su Star Wars Empire at War. Vi dico la verità, avevo già registrato un gameplay facendo la conquista di Teris, Endor, Bestin e Korulag. Il problema è che dopo averlo registrato mi salta l'audio. Mi salta l'audio e quindi niente, ho dovuto rifare il gameplay da capo, che sarebbe questo. Allora, dove eravamo rimasti? Per prima cosa siamo andati a catturare il pirata su Ilum, che aveva delle informazioni sul traditore imperiale. E niente, nel frattempo che lo stiamo interrogando, il Grand Moff Tarkin ci ha chiesto di invadere Geonosis per la costruzione della Morte Nera, per avere, diciamo, come genosiani gli schiavi. E quindi niente, io adesso ho conquistato Taris, vabbè, Endor ce l'ho come... Alla fine non mi serve a niente, quindi neanche a livello strategico, quindi ce l'ho come miniere, cioè nulla di che. Poi ho conquistato Bestin e Korulag. Korulag è stato proprio un massacro. Proprio un massacro è stato, mannaggia. Non, ho dovuto sputare il sangue. E adesso conquistiamo Biss. Sto conquistando questi pianeti perché giustamente, prima cosa, non mi va genio che stanno sotto il controllo imperiale, perché Bastin oppure Bestin, non mi ricordo come si chiama, Korulag, Biss, Aredo, Naboo, comunque sono stati sempre sotto il controllo imperiale, sempre. Sempre. Ilum, molti mi hanno chiesto perché non l'ho conquistato. Semplicemente Ilum non mi dà nulla a livello di risorse e neanche niente a livello strategico, dato che comunque, anche se questi pianeti sono bloccati, comunque tenete conto che Caridal, Jabin, Iten, Fraese sono comunque sotto il controllo imperiale. Al massimo Manan, Azog 3, forse Dantooine sono sotto il controllo del ribelle, ma... Tra cui Korulag non era sotto il controllo ribelle, era sotto il controllo di un governo, infatti era disegnato come giallo. Quando è giallo vuol dire o è sotto il controllo dei pirati, o sotto il controllo degli Yat, oppure sotto il controllo, come si dice, di un governo a sé, capi? E niente. Adesso dobbiamo conquistare Biss, che sarà un massacro secondo me, perché il controllo terrestre è molto elevato. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 6. Questo è un problema. Cioè, tieni conto, è più difeso Biss che Coruscant addirittura. Mannaggia. Molto difficile. Infatti userò anche Darth Vader. Sì. Usiamo Darth Vader. Navigating. Ok, l'unica cosa devo lasciare sul pianeta, almeno... Ecco qua. Perché altrimenti... Qua lo stesso. Veicolo in produzione. Unità in Ok. produzione. Ci devo lasciare come minimo Costruzione completata. sempre Hostile reporting. un po' di Location flotta, confirmed. perché se mi Reporting. attaccano diventa impossibile. Tenete conto che sono stato attaccato una volta su Taris e una volta su Coruscant dai ribelli. Quindi allora. Ok. Iniziamo. Vabbè, volendo posso pure trasportare la flotta pure questa, dato che ci sono. I copy. Ecco qua. All to BC. Battaglia tattica imminente. C'è niente? Buono. Occupando questo pianeta la velocità e la potenza di fuoco degli AT-AT della galassia aumenta del 20%. Buono. Ok, e come mai? Vediamo, Biss si trova a centro dei possedimenti imperiali nel nucleo profondo, infatti, come avevo detto.
Non voglio più niente, non ho un'illuminescenza. B si diventa una sorta di leggenda attirando tutti coloro che sono alla ricerca di un pianeta paradisiaco in cui insediarsi. In realtà è solo una trappola tesa dall'imperatore Palpatine. Il lato oscuro ha ormai corrotto l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti. Ecco. L'influenza del lato oscuro della forza riduce il tempo di costruzione delle strutture terrestri. Ok. Procediamo. Spero che il volume del microfono, la sincronizzazione eccetera, si sente bene perché ho dovuto cambiare il microfono dato che quello che avevo mi dava problemi. Ecco. Però una cosa che devo fare è abbassare assolutamente il volume che è troppo alto. Fino così. Ecco. Dai, 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 concentrati il fuoco, mannaggia. Concentrati il fuoco, pezzi di merda, guarda, guarda, guarda. Oh, che è qua? Oh. Cazzo. Ah, un consiglio che vi do quando attaccate. Le flotte ribelli, cercate di distruggere sempre i bombardieri, perché se vi fanno fuori i motori come questo, praticamente adesso questa nave è perduta. Cioè adesso che finisco la battaglia, all'80% questa nave me la dà come distrutta, perché l'unica cosa che non si può riparare tra tutti quelli che vi dà sono i motori. Quindi per esempio pure se avete per esempio qua tutta la parte davanti distrutta, se avete il motore comunque ve la dà che si può riparare. Cioè, spero che mi avete capito. Dai, dai. Ma se distruggete sto generato di scudi non è meglio? Voi che dite? Ok, perfetto. Questo qua attacca qua perché giustamente giù forse non ci arriva. Non è a portata da di tiro. Una cosa un po' impressionante. Ah, ora sì. Buono, non ho perso niente, buono. Ma il problema non è questo, il problema è mo che attacchi il pianeta, che succede? Mandiamo una sonda. Andiamo una sonda. Vediamo un po'. Ecco. Ovviamente non mi dice. Allora, c'hanno due caserme e quattro miniere. Capito. Beh, almeno non c'ha la struttura per far spawnare. Come cazzo si chiamano? I carri armati, quindi è buono. Ok, proviamo ad attaccare solo con questi. No, sono pochi. Quindi faccio pure ATST. Ci vediamo fra poco. Ok, ragazzi, allora ho fatto un bel po' di ATST. Ecco qua, ho fatto 11 ATST a posto. Perfetto, credo che possiamo attaccare. Invasione iniziata. Sì, vediamo un po' che succede. Allora. Oh. Ah, ok. C'ho con me alleati gli umani. Perfetto. Can I help? Right, got it. There can be Perfetto. no diplomacy with rebels. Darth Deploy Vader lo some faccio troops and show them scendere. how we negotiate. But I will. Pure questo faccio scendere L'elevazione di perché vita ha raggiunto. mi dai il 25% di energia alle truppe e il campo visivo migliora, dato che qua piove. Ok, credo che va bene. Ok, possiamo procedere? Procediamo. Ok, qua hanno conquistato la zona rinforzo.
Eccoli. Te pareva? Se sapevo facevo lì. Vabbè. Ok, ok. Dai, 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 dai. Non li faccio qui. Yes, sir. Torretta in costruzione. Torretta in costruzione. Ok. Ok, procediamo. No, vabbè, non serve mo il bombardamento. E che casino! Oh, però ci state facendo fuori la struttura, aspetta. Ok, blocchiamo il colpo. Scusate ragazzi se non parlo, ma sono in una situazione molto scottante. Ecco qua. Si sono riparati dentro la struttura. Ok, proseguiamo. Ma no, però ragazzi è facile. Cioè, pensavo che era più difficile, invece. No, 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 no. Oh, 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 ci serve questa, Dio cane. Dio porci porci, che cazzo fa? Quella mi serve. È la ghoul, è la Madò. Allora, la caserma sta qua, quindi facciamo fuori questo. Tanto per iniziare. Qua stanno arrivando ribelli. Non ho colpito nessuno, però almeno la caserma l'ho fatta fuori. Così non spawnano più truppe. Perfetto. Dietro non ci possono attaccare, che tanto qui ci difendono. Infatti, quindi. Perfetto. Ok, andiamo avanti. Dai, che dobbiamo far atterrare un altro po' di truppe, perché ce ne sono veramente troppi. Secondo me. Unità distrutta, unità distrutta. Ho capito. Aspetta. Ok. Ma non avanzate! Porca miseria! Porca miseria! Mannaccia la miseria! Sono indamati! Ah no, però ce l'ho fatta, ok, li ho raccolti tutti quanti, perfetto. A posto. Facciamo. Distruggiamo pure questa. Ok. Mi devo muovere qua, altrimenti. Perfetto, perfetto. Oh cazzo. Mi vogliono fare la formazione a tenaglia qua. Vogliono accerchiare. Mo' vi faccio vedere io come vi accerchi. Minchia, fucilati proprio. Posto. Distruggiamo. Costruzione completata. Non so se ci arriva. Non credo. Allora voi. Ok. Ok, ok, continuate. Voi ce la fate? Ma aspetta, vi sposto di qua. Ecco, voglio vedere come arrivate. Scusate ragazzi se parla a bassa voce, l'abitudine ormai. Dai, dai. Ah, fanculo, dai, dai, muoversi. No, 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 questi
Guarda la fucilazione, guarda, guarda. Perfetto. Io direi di dividerli. Chi cazzo c'è qua? Oddio. Non so se ce la fanno. In ogni caso. Vabbè. Faccio questa. E con questi qua invece vado a distruggere questo. Perfetto. Ce la fate? Perfetto. Unitevi. Uno è morto. Chi ca... Ah, ecco! Oh, fermi, fermi. Dicevo, che cazzo. Ci sono ribelli in avvicinamento. Perfetto. Guardala come spara, boom, mitraglietta. Perfetto. Ah, che bello. A posto. Così Coruscant non è più attaccato. Allora, io direi che adesso possiamo conquistare Riedu. Allora, se non l'avete ancora capito, giustamente questo video sarà sulla conquista. E poi il prossimo attaccheremo Geonosis direttamente. Quindi adesso vediamo un po', sono quasi 20 minuti, farò un'altra battaglia. Attaccherò a Riedu, tanto a Riedu comunque imperiale, però attacchiamolo. Cerchiamo di fare almeno il controllo terrestre, poi si vede. Gula. Speriamo bene, allora. C'è un po' di flotta, ribelle. Ah, cazzo, ho messo anche i trasporti, mannaccia. Mannaccia la miseria, ho sbagliato, vabbè. Ok, dai, possiamo avanzare. Avanziamo di così. Cerchiamo di restare uniti. Con questo acclamator di merda poi. Ok. Ok, per fortuna hanno dei caccia di merda. Hanno dei Z95 e degli X-Wing, quindi. Vabbè, gli X-Wing non è che sono di merda, però. Anzi, sono più. Sono quasi a livello. Vabbè, senza che vi girate voi, cioè andate direttamente verso l'obiettivo. Tanto. Vabbè, andiamo tutti quanti verso l'obiettivo, vaffanculo. Distruggiamo l'hangar così non possono né spawnare né caccia né. Incrociatori, incrociatori, fregate più che altro. Ok, attaccate. Oddio, chi è che li ha lanciati questi missili? Ah, sono loro. Ah, sono loro, sono loro. Ora qua concentro pure il fuoco, tanto chi se ne frega. Solo che ha fatto un attimo tutto il giro. Ecco qua, perfetto. Ma tu ti vuoi fermare? Spari da là, non è sembrasse cosa. Minchia. Minchia. Però dobbiamo fare fuori per prima cosa quelli, altrimenti. Ecco, ora possiamo concentrare su tutto il resto. Ora sì. Però voi. Ma oramai hai distrutto.
Però questi qua devono proteggere i cazzo di imbruciatori. Altrimenti. Ecco qua. Mamma mia, sono veramente dei pezzi di merda. Cioè, neanche la ritirata fanno. Ma che ve ne frega a voi della stazione spaziale? Che ve la sto distruggendo. Ok. Oddio! Oddio, ci hanno fatto fuori un acclamator, e com'è? È strano. No, mannaccia! Mannaccia, mannaccia! Ma vaffanculo, pezzi di merda, hanno setacciato tutto il perimetro, sti pezzi di merda, alla fine li hanno trovati. Dai, gira! Mamma mia, sta nave di merda. Oh, da dove sono usciti questi? Oh, perché sta imboscata? Cosa sono usciti dei bombardieri? Oddio. Ok. Ora dovremmo essere sicuro. Questi qua stanno arrivando di qua, quindi sbarrategli la strada. Dato che ci siete. Ok, perfetto. E una. Fanculo. Pezzi di merda, alla fine vi ho fatto fuori, hai visto? Che io sono pro. Ah, che bello. Ah, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Secondo me, guardavi, allora io vi volevo far vedere Naboo, perché è molto cazzuto come mappa. La mappa è molto cazzuta, quasi quasi uno sbarco in Normandia sarebbe. Problema che è rimasto poco tempo, quindi niente, mannaccia, mannaccia. Vediamo un po', lo faccio adesso e la prossima volta vi porto il Genoesis, oppure vi faccio la prossima volta facciamo la battaglia terrestre su Arrigo e poi facciamo Naboo. Ma quasi quasi. Però dopo così diventa un po' troppo monotono, cioè diventa sempre la stessa cosa, quindi non lo so. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In caso contrario, come al solito lasciate un commento, ovviamente. E se volete iscrivetevi per altri video. Noi ci vediamo alla prossima. Bella!